presentata a Palazzo del Pegaso la 22ª edizione del premio Catarsini, dedicata ai portatori di disabilità visive. Sport, le ali del Pegaso a Simone Velasco, un esempio per i nostri giovani. Alla cerimonia di consegna del premio al campione italiano di ciclismo hanno partecipato Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio regionale, e Marco Landi, portavoce dell'opposizione. In un collegamento video i complimenti del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Eventi, al via la 9ª edizione di Food & Book a Montecatini Terme. Il festival dedicato al libro e alla cultura gastronomica è in programma dal 26 al 29 ottobre. Sarà dedicata per la prima volta ai portatori di disabilità visive la 22ª edizione del premio Catarsini, nato nel 2002 per tenere viva la memoria dell'artista viareggino Alfredo Catarsini, che aveva a cuore la passione per l'arte dei suoi allievi. Il premio, presentato a Palazzo del Pegaso, è riservato agli studenti maggiorenni dei licei artistici e degli istituti superiori della Toscana, che, con libertà di tecnica e di interpretazione, produrranno un elaborato reinterpretando un'opera pittorica di Catarsini, rendendola fruibile alle persone cieche e ipovedenti. Uno tra i premi più importanti della nostra regione. Ringrazio Elena Martinelli per il lavoro costante che porta avanti. Questo è un premio che racconta quanta bellezza, quanta arte, quanta cultura ci sia nella nostra regione. Quest'anno è ancora un premio più bello e più importante perché tiene insieme i nostri giovani, le nostre scuole e riuscirà attraverso il loro impegno a rendere più fruibile opere d'arte anche per i non vedenti, per gli ipovedenti. Voglio davvero ringraziare la Fondazione Catarsini per questa scelta. Si tiene insieme arte, si tiene insieme storia, si tiene insieme cultura, bellezza, si tiene insieme il nostro territorio e si sostiene davvero la possibilità per tutti di poter fruire e accedere a quanta bellezza c'è nelle nostre opere d'arte. Questo è un progetto pluriennale della Fondazione Catarsini che si chiama Cambiamo il punto di vista, che ha trovato quest'anno anche la parte applicativa lungo il cammino i luoghi di Catarsini, che è un progetto che la Fondazione ha realizzato con il Touring Club Italiano. Durante il percorso ci siamo appunto chiesti come poter rendere questo cammino accessibile ma anche compreso, ben compreso dalle persone che non vedono. Quindi abbiamo, attraverso la collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, provveduto a fare le audioregistrazioni dei testi, e voi sapete che descrivere un paesaggio, un'opera d'arte, un'immagine in generale a una persona che non vede non è una cosa semplice. Quindi il cieco, attraverso dei QR code che sono nei tot lungo il percorso, accede a delle audioregistrazioni adattate per lui e quindi può essere veramente partecipe del cammino insieme ai suoi compagni di viaggio. Poi nella sede espositiva è stato realizzato il laboratorio esperienziale, che prevede una riattivazione sensoriale su base motoria di queste persone che partecipano ai corsi, e poi la audio registrazione di un'opera esposta, sulla quale è stato poi realizzato un alto rilievo scultoreo proprio dal Museo Statale Omero e anche disegni in rilievo. Collaboro con la Fondazione Catarsini da tempo, ma anche a questo punto in maniera istituzionale, perché la Direzione Regionale dei Musei riunisce appunto tutti i musei statali della Toscana, e sono 46, e quindi siamo a disposizione della Fondazione di questo premio, in particolare con questo taglio così interessante, così importante, per offrire agli studenti che vogliano partecipare al premio delle occasioni di scambio, di confronto e anche di verificare quello che abbiamo fatto in alcuni musei proprio per gli ipovedenti, per i non vedenti. Sono esperimenti, cose che sono sempre, come dire, fattibili di miglioramento, però certamente sono esperienze importanti per rendere accessibili i nostri musei non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista cognitivo e sensoriale.
Siamo stati contattati dalla professoressa Martinelli e ci è subito sembrato un bellissimo progetto, un progetto entusiasmante dove potevamo mettere la nostra attività, le nostre capacità, mettere a disposizione per rendere accessibile questo percorso anche alle persone non vedenti e ipovedenti. Quindi siamo stati proprio felici di poterlo realizzare insieme e poter rendere la cultura ancora più accessibile di quello che ce ne può essere bisogno. Quindi è veramente una cosa entusiasmante, tant'è vero che abbiamo nostri non vedenti delle nostre sezioni, specialmente la sezione di Lucca, si sono attivati per raccontare questo percorso di Catarsini, e poi abbiamo le nostre sezioni territoriali, che sono 11 su tutto il territorio della Toscana, disponibili a collaborare con le varie scuole del territorio per questo premio Catarsini, questa borsa di studio Catarsini che verrà presentata oggi e verrà detto nei prossimi giorni. Quindi l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della Toscana, e anche con il supporto della nostra sede centrale, è disponibile e felice di migliorare l'accessibilità di questo percorso. In sala Gonfalone a Palazzo del Pegaso si è svolta la cerimonia di conferimento delle ali del Pegaso al campione italiano di ciclismo Simone Velasco. Sono intervenuti Stefano Scaramelli, vicepresidente dell'Assemblea Legislativa Toscana, e Marco Landi, portavoce dell'opposizione. In un video i saluti del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Viene dall'Isola d'Elba il nuovo campione italiano dei professionisti. Simone Velasco, 27 anni, corre per la Stana. Ha vinto a Comano Terme la prova in linea del campionato italiano dei professionisti. Sono davvero felice, onorato di poter conferire le ali del Pegaso, il riconoscimento ai migliori giovani della nostra regione, a Simone Velasco, campione italiano di ciclismo. La Toscana è terra di ciclismo, la Toscana è terra di sport, e un altro grande campione sta crescendo. In bocca al lupo Simone, avanti così, è un bel insegnamento anche per le tante ragazze che si avvicinano a questo splendido sport. E poi il prossimo sarà l'anno di due tappe del Giro d'Italia e della partenza del Tour de France. Viva il ciclismo, viva la Toscana! Ma è un grande orgoglio, è il motivo per il quale il Consiglio regionale consegna la massima onorificenza alle ali del Pegaso, che è il senso di un giovane che vola, è volato a vincere un campionato italiano, a indossare una maglia tricolore che nel ciclismo ha un valore importante perché se la porterà con sé per un anno in tutte le competizioni professionistiche, porta in giro il nome dell'Italia nel mondo, ma porta in giro la nostra isola, l'Elba, che poi di fatto è un'isola che rappresenta la Toscana, e questo per noi è un motivo di soddisfazione. Questo è un riconoscimento che, per quanto mi riguarda, anche un motivo di grande soddisfazione, non soltanto per aver praticato ciclismo a livello agonistico, per essere un amante di questo sport, ma un grande riconoscimento a un giovane che ha davanti a sé una grande strada, un grande futuro, e soprattutto anche un momento delicato per lui dopo l'ultima caduta, quindi anche l'occasione per confortarlo rispetto a una conclusione della stagione che comunque rimarrà nella storia della Toscana e del ciclismo a livello nazionale. Sì, Simone Velasco è un orgoglio prima di tutto toscano, che rappresenta la grande tradizione del ciclismo toscano, e in questo caso anche elbano, essendo lui dell'Isola d'Elba, campione d'Italia. Ci rappresenta anche nella tipologia dello sport, perché il ciclismo è uno sport dove la passione di questo ragazzo l'ha portato a un traguardo così importante. Oggi è uno dei campioni a livello italiano che si sta affermando e su cui possiamo puntare. Questo è motivo sì di grande orgoglio, ma anche per uno sport che vede tanti ragazzi impegnati, tanti ragazzi che fanno gavetta come l'ha fatta Simone Velasco, e che oggi lo vedono veramente a livello nazionale e anche internazionale tra coloro che possono darci anche tante soddisfazioni in futuro, e quindi gli auguriamo veramente un percorso sempre più importante. Devo ringraziare tutti per questo bellissimo riconoscimento, per me è un onore. Quest'anno è stata un'annata quasi magica e abbiamo raggiunto grandi risultati, tra cui la maglia tricolore, che è motivo di grande orgoglio per noi, e dai, siamo fiduciosi di poter continuare su questa strada. Indossare la maglia tricolore
lungo tutte le strade del mondo è sempre un brivido che corre lungo la schiena. Hai la responsabilità di una nazione e quindi è appunto una spinta in più a dare sempre il massimo e a far vedere quanto vale la nostra terra e insomma e noi. In una conferenza stampa in sala affreschi a Palazzo del Pegaso è stato presentato il programma del Festival Food and Book, la cultura del cibo, il cibo nella cultura, che si svolge dal 26 al 29 ottobre a Montecatini Terme. Food and Book è la manifestazione con scrittori e autori che nei loro libri raccontano il cibo e chef che il cibo lo presentano con le loro ricette, spesso in libri di successo. Alla conferenza stampa erano presenti Marco Casucci, vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, e Luciana Bartolini, consigliera regionale. La cultura del cibo e il cibo nella cultura. Un binomio assolutamente vincente che fa di Food and Book una delle manifestazioni eccellenti della nostra Toscana. Quest'anno è arrivato alla 9ª edizione e siamo lieti come Consiglio regionale di ospitare la presentazione qui presso la prestigiosa sede del Consiglio regionale della Toscana. E posso dire che quest'anno c'è stato un ulteriore avvicinamento tra il territorio anche di Montecatini e il Consiglio regionale. Questo evento Food and Book è molto importante per la città di Montecatini. Io dal mio punto di vista la vedo importante perché vengono coinvolti l'Istituto Alberghiero, che è diciamo un'eccellenza di Montecatini, e l'Istituto Agrario, che è a Pescia ma è comunque un'eccellenza della Val di Nevole. I ragazzi dell'alberghiero saranno dappertutto e cucineranno anche per le persone che potranno andare a mangiare nella sede appunto della Querceta, che è la vecchia sede dell'Istituto Alberghiero. È un'edizione molto centrata sui temi dell'attualità. Parleremo dell'olio, che è un tema identitario per la città e per la Toscana, parleremo dei problemi che il mondo dell'oreca, della ristorazione, degli alberghi, dei pubblici esercizi hanno rispetto al tema lavoro, e questo lo faremo con degli interlocutori piuttosto importanti. Questo nell'ambito di quello che poi Food and Book è stato e sempre si ripropone di essere, cioè un momento di incontro tra la cucina, gli assaggi, la presentazione di libri che chiaramente girano intorno al tema del cibo, confermando quello che Montecatini fa e intende fare, cioè cultura per almeno 9 mesi l'anno. Food and Book è un po' la chiusura del momento di fine stagione. Questa edizione si caratterizza intanto per avere intanto diciamo le cose che sono la continuità è il rapporto tra cucina e libri e cultura. Questo è il punto di forza del Festival Food and Book. Festival Food and Book che si caratterizza con un sottotitolo, con un claim che è la cultura del cibo, il cibo nella cultura, che rappresenta un po' questa idea. Praticamente chi partecipa? Partecipano chef famosi che cucinano e raccontano il cibo con le loro cucine, e scrittori che nei loro libri in qualche modo trattano il cibo. Quindi sono sia autori che scrittori. Questa è l'impostazione. La novità di quest'anno è l'attenzione forte per quanto riguarda il lavoro dei giovani. Come è noto, c'è difficoltà oggi a trovare nei ristoranti, negli alberghi, il personale per il servizio.